Sentenza del genere in pochi giorni in Italia, condannando l'INAIL a un risarcimento a un lavoratore per l'uso eccessivo del cellulare. Stare attaccati al telefono per troppe ore è dannoso per la salute. Dopo il Tribunale di Ivrea, anche quello di Firenze ha riconosciuto il collegamento tra l'uso del telefono e l'insorgere della malattia. Una forma di tumore benigno al nervo acustico. Si tratta della seconda sentenza nel giro di pochi giorni con la quale l'INAIL viene condannato a corrispondere una rendita professionale a un lavoratore per inabilità permanente nella misura del 16%. Il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, ha così dato ragione a un addetto alle vendite che ha trascorso per oltre 10 anni tra le 2 e le 3 ore al telefono ogni giorno. Il perito nominato dal tribunale e quello scelto dal lavoratore danneggiato hanno confermato l'elevata probabilità di una connessione tra l'uso del telefono mobile e la malattia insorta, scientificamente definita neurinoma dell'ottavo nervo cranico. Una situazione simile proprio a quella presa in esame a Ivrea, primo caso in Italia, dove il lavoratore aveva utilizzato per 15 anni il telefono sempre all'orecchio destro per diverse ore al giorno, con conseguenti menomazioni. Sul caso di Ivrea è intervenuta anche l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi, che ha chiesto all'INAIL di riconoscere questa nuova malattia professionale. Per il caso fiorentino, seguito dall'avvocato Paolo Maresca con il suo collega Dario Zangara, dopo la sentenza del 21 aprile, bisognerà attendere 60 giorni per conoscere le motivazioni.